Ciao a tutti, sono Giacomo Giannarelli, portavoce del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione d'inchiesta sulla vicenda della Monte dei Paschi. Oggi continueremo con le audizioni della commissione, queste indagini conoscitive sullo scandalo della banca, della fondazione, dei rapporti societari tra la Regione e la Banca Monte dei Paschi. Abbiamo già fatto tre audizioni, è venuto l'avvocato Faraschi della parte, lesa, diciamo così, che ha ricostruito un po' tutta la vicenda sotto il profilo storico e giuridico. Abbiamo ricevuto Paolo Mondani, giornalista di Report, l'autore di quella puntata che vi invito a vedere, si trova in rete, sullo scandalo della banca Monte dei Paschi. E oggi continuiamo con Norberto Sestigiani, che è stato un ex dirigente del Monte dei Paschi, è un azionista, con Maria Alberta Cambi, sempre presidente dell'Associazione Piccoli Azionisti con Governo, con Gabriele Corradi, che è stato candidato sindaco di Siena nel 2011 nelle liste civiche ed ex dirigente della Banca Monte dei Paschi, e con Fabio Ceccherini, che è stato presidente della provincia di Siena dal 1999 al 2009. Della coalizione di S. Margherita, PSI, se non ricordo male, diciamo del centro-sinistra. La commissione va avanti, a breve inizieremo con la redazione di questa relazione conclusiva, ma i lavori finiranno più o meno verso la primavera del 2016. Seguiteci, perché abbiamo bisogno di partecipazione e di trasparenza.